Stefano Bellini, consigliere comunale di Forza Italia, i tre motivi, le tre ragioni per votare no al prossimo referendum costituzionale. Forza Italia vota no a questa riforma pasticciata e controproducente perché non diminuisce i costi della politica, infatti da quando hanno introdotto la nuova legge elettorale, l'Italicum, i costi addirittura aumenteranno, ci sarà un aumento di 300 milioni di euro eh, con ovviamente il secondo turno. Eh, elettivo. Eh, non si abolisce il Senato, eh, si mh, produrrà solamente un Senato composto da eh, sindaci e consiglieri regionali, i quali non avranno tempo per dedicare eh, ore del proprio eh, tempo che già dedicano nei propri, nelle proprie città e nell'impegno regionale, per dedicarsi anche a questioni eh, del Senato che competeranno eh, questioni europee o di leggi di bilancio. Eh, noi eh, siamo convinti che il Senato eh, era meglio abolirlo, così non è stato ed è questo un motivo per cui votare no. Un terzo importante motivo è perché si crea confusione tra le competenze tra Stato e Regioni, eh, infatti non vengono abolite le Regioni a Statuto Speciale ma semplicemente verranno penalizzate le eh, Regioni a Statuto Ordinario. Eh, un altro motivo per cui votare no è perché eh, attraverso questa riforma verranno cancellate le province. Come tutti sappiamo ormai la legge del Rio che prevedeva l'abolizione delle province di fatto non ha abolito niente. Le province sono ancora lì ma sono state svuotate di quelle risorse che servono per eh, mantenere i servizi coprire le buche sulle strade, tagliare l'erba, eh, garantire il trasporto pubblico locale e quello dei disabili. Purtroppo questi servizi oggi sono al collasso per il disastro di questa riforma. Un ultimo forte no eh, viene dal fatto che Renzi, in primis, ha voluto personalizzare questa campagna elettorale dicendo che eh, se dovesse vincere il no lui se ne andrà a casa allora noi eh, dopo essere entrati nel merito di questa riforma diamo anche un giudizio negativo a quelli che sono stati due anni di questo governo Renzi che purtroppo eh, ha aumentato la pressione fiscale infatti l'IRPEF è ai massimi di sempre è aumentata la, disoccup la, di la disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, non è stato fatto nulla né per le partite IVA, i piccoli e medi eh, imprenditori, né per i pensionati. Quindi eh, no per mandare a casa Renzi e questo governo e per rifare insieme il giorno successivo una nuova Costituzione fatta di proposte chiare. Tetto massimo eh, della pressione fiscale in Costituzione, dimezzamento del numero di parlamentari di entrambe le Camere, eh, una nuova riforma delle regioni che abolisca innanzitutto le regioni a statuto speciale, eh, un presidente eletto della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini e in ultimo, ma eh, che è la cosa più importante, un vincolo di mandato ai parlamentari. In questa legislatura più di 280 parlamentari hanno cambiato casacca, questo non deve più succedere e quindi le nostre proposte saranno sul tavolo il giorno dopo che riusciremo a mandare a casa questo governo votando no il 4 dicembre. Grazie.